No, beh, Pierino è il mio nome di battesimo e poi perché nel primo anno di Serie A ho avuto la fortuna di risolvere delle partite nel finale e allora dicevano che ero come un bambino dispettoso, che faceva i dispetti, aspettavo all'ultimo per poter castigare la squadra. Ecco. Me l'hanno dato i giornalisti, l'hanno trovato, me l'hanno appiccicato addosso loro. Io ho avuto la fortuna di giocare con Rivera, ma può anche darsi che in quel momento sia stata la sua fortuna. Io ero bravo a farmi vedere nel momento giusto, lui era bravo a darmela quando io mi facevo vedere dal momento giusto. Con Rivera si è raggiunto il massimo proprio della fusione di due giocatori che si sono capiti nel modo di stare in campo e che ha fruttato parecchio sia uno che all'altro. Il primo che mi ha entusiasmato alla follia proprio da inseguirlo in macchina, andare a casa a suonare il campanello, andare in vacanza con lui, così fu Pierino Prati. Una notte rientrando in albergo vidi che un altro posto mi stava inseguendo, allora preoccupato cercavo di scappare, questo continuava a seguirmi finché a un certo punto in una piazzetta dove c'era altra gente decisi di fermarmi per vedere un po' la situazione, chi c'era, cosa voleva. E una volta fermato è sceso Teo e mi ha detto: ma devo faticare così tanto per conoscerti, io sono milanista, sono un tuo tifoso, ti voglio solo conoscere. Per Pierino Prati io ebbi un amore sviscerato, proprio un amore anche diciamo fastidioso per lui, perché io lo inseguivo, gli dicevo: guarda, se non diventiamo amici io mi ammazzo.